Buongiorno a tutti. Oggi, come vi è stato già anticipato, già sottolineato nei saluti dal nostro coordinatore, siete qui per partecipare a una giornata di discussione, quindi parteciperete, terrete nel vivo del progetto. In particolare abbiamo scelto quest'area, il parco di Porto Conte, perché è una delle aree interessate dal progetto. In particolare c'è un progetto specifico su quest'area che riguarda la riqualificazione delle dune e degli alluvioni. E in più c'era una grossa opportunità, un'importante opportunità che era offerta dal nuovo piano del parco. E quindi un'occasione reale dove mettere in atto questo processo di partecipazione dei diversi attori interessati. In particolare oggi sarete chiamati a discutere per arrivare a definire una nuova modalità di fruizione sostenibile di quest'area, dell'area di Mugoni in particolare e del parco in generale, con l'obiettivo di limitare da un lato l'impatto antropico, tenendo conto di quali sono le caratteristiche fisiche e ambientali dell'area, ma anche di quali sono le attività socio-economiche che vi insistono. E quindi andare a tutelare anche queste, però facendo riferimento a un concetto chiave che è quello della capacità di carico. Quindi nello specifico quello che faremo nella seconda parte della mattinata è andare a sviluppare insieme degli scenari di fruizione per quest'area, definendo, come si diceva, anche le modalità di monitoraggio degli accessi e condividendo anche proposte per la regolamentazione dell'utilizzo della spiaggia e delle aree, cioè dell'area naturale protetta, col fine ultimo di garantire un utilizzo sostenibile della stessa. Quindi oggi voi sarete coinvolti in questa fase decisionale, questa fase che dà supporto, come ha ricordato anche l'assessore, come ha ricordato il coordinatore, alle decisioni che verranno. Per fare ciò abbiamo pensato però che fosse importante fare un po' di chiarezza su alcuni concetti e temi che verranno trattati oggi, perché proprio nell'ambito del progetto è emerso che su alcuni c'è ancora una certa confusione, a partire dall'idea stessa delle zone costiere. Le zone costiere infatti non sono, come vengono solitamente considerate, solo la linea di costa e loro entroterra. Non a caso nella mappa che vi è stata mostrata del progetto, delle aree di progetto, abbiamo un cerchio che rappresenta quindi sia la parte a terra che la parte a mare. E la parte, l'interazione tra queste due componenti delle zone costiere, la componente marina e la componente terrestre, sono estremamente importanti nell'ambito appunto di una gestione. Gestione che, ripeto, deve andare a bilanciare, a considerare sia gli aspetti ambientali ma anche tutti gli interessi e le attività economiche che insistono. Da qui quindi anche l'idea di una gestione integrata delle zone costiere. C'è chi pensa che la gestione integrata punti solo alla protezione dell'ambiente. Non è questa l'idea della gestione integrata. Nella gestione integrata si va a mettere in campo un processo dinamico, perché evolve nel tempo, così come le esigenze ambientali e socio-economiche delle aree, che tenga conto di questi due aspetti, quindi aspetto ambientale da una parte ma anche l'aspetto socio-economico dall'altra, e che integri e vada a gestire anche le interazioni terra-mare. Altro tema molto importante per quest'area in generale, per le zone costiere, è quella dei servizi ecosistemici, perché è proprio dai servizi ecosistemici che parte questa interazione tra uomo e attività antropiche e ambiente. C'è chi confonde i servizi ecosistemici con i servizi ambientali, quelli cioè offerti dall'uomo in termini di tutela delle acque, di gestione dei rifiuti, ma i servizi ecosistemici sono qualcosa di ben diverso. Si tratta di tutti quei benefici e di quei beni che l'ambiente, l'ecosistema offre all'uomo, in termini di approvvigionamento di risorse, ma anche di regolazione della qualità dell'acqua, dell'aria, regolazione climatica, e anche tutti quei servizi culturali, quindi il valore ricreativo di queste zone e servizi di supporto in termini, per esempio, di habitat che vengono forniti. Un altro tema su cui volevamo fare un po' di chiarezza è quello della protezione delle dune, che, come vi è stato ripetuto più volte, è l'oggetto dell'intervento che si sta facendo in quest'area. Alcuni le considerano ancora zone ludico-ricreative, non
non sono questo, ne speriamo che alcuni hanno risposto così anche nelle amministrazioni pubbliche. In realtà sono zone da proteggere perché hanno delle importanti funzioni. Funzioni importanti sia per l'ambiente stesso ma anche per l'uomo, perché hanno il potere di attenuare per esempio la forza dei venti marini, ma anche di rappresentare delle barriere naturali nei confronti delle mareggiate. E ancora rappresentano delle riserve naturali di sabbia che contrastano il problema dell'erosione costiera. L'importanza di questi ecosistemi, che vengono definiti nel protocollo GISC ecosistemi particolari, viene sottolineata dicendo che sono ecosistemi da proteggere, da ripristinare. Ultimo aspetto che volevamo sottolineare è quello della capacità di carico. Anche qui è un termine che viene molto usato ma che non è chiaro per tutti. Che cosa si intende per capacità di carico? Riferito al settore turistico, al turismo, è il numero massimo di persone che può visitare una località nello stesso periodo senza compromettere da un lato le sue caratteristiche ambientali, ma dall'altro di nuovo anche quelle socioculturali e quelle economiche, garantendo però anche la soddisfazione del turista, cioè è quanto può essere sopportato dall'ambiente che però dia anche dei riscontri dal punto di vista economico e dal punto di vista di soddisfazione del turista. Nel protocollo GISC viene ripreso più volte questo concetto, proprio a sottolineare l'importanza che riveste, sia in termini del fatto di tenerne conto quando si valuta l'ambiente, ma e soprattutto di interesse oggi anche quando si fanno dei piani e dei programmi di gestione. È un elemento a cui fare riferimento come limite a cui tendere. Questo materiale, noi volevamo darvi appunto alcune pillole per fare un po' di chiarezza. Il materiale sarà disponibile, come tutto il materiale di oggi, sul nostro sito, quindi di nuovo vi invitiamo a visitarlo. E sul nostro sito troverete anche altri strumenti prodotti dal nostro progetto che invitano all'approfondimento e alla discussione, a continuare la discussione che partirà oggi. In particolare il corso online gratuito sulla gestione integrata delle zone costiere, la piattaforma di discussione, che come dicevo sarà lo strumento che utilizzeremo dopo oggi per tenere vivo il dibattito che nascerà oggi, e se volete aiutarci a fotografare meglio il livello di conoscenza a livello del nostro paese sulla gestione integrata delle zone costiere, vi chiediamo anche di dedicare qualche minuto alla compilazione del questionario. Grazie.